Ciao ragazze, questo è un video tag per parlarvi dei miei 6 prodotti sì. Il regolamento di questo video tag prevede che si parli di un prodotto per il make-up, uno per la cura dei capelli, uno per la cura del viso e 3 prodotti a scelta. Ora io partirò con quelli obbligatori e per primo vi parlerò del make-up. Per il make-up io ho scelto questo rossetto della Maybelline, il 108 Lolita Dream. Questo rossetto è una cosa meravigliosa, io ce l'ho da anni, infatti come potete vedere si è anche distrutto qua sotto, mi è caduto, ci ho fatto di tutto di più. Il mio amoroso mi chiama Attila perché dove passo io non resta più niente di intatto, quindi è già una grazia che dopo anni sia ancora più o meno integro. Il colore è questo, è un rosa molto molto brillantinoso, ma con questi brillantini piccoli 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 che fanno veramente. Dai, metti a fuoco, eccolo, che fanno veramente un bellissimo effetto sulle labbra. È molto delicato, ma le fa molto luminose. Io ve lo consiglierei se lo facessero ancora, non credo. E questo è il primo rossetto che ho comprato con l'idea, insomma, di comprarlo perché mi piaceva e ce l'ho tuttora e lo uso proprio coi guanti di velluto come se fosse una cosa preziosa, perché il mio, nonostante io poi nel tempo ne abbia comprati tanti altri, è rimasto il mio preferito. Prodotto per la cura dei capelli è questo qui della Revlon. È un balsamo riflessante. Il colore è dorato chiarissimo. È una pasta, tra virgolette, che va applicata sui capelli dopo la doccia, il bagno, dopo lo shampoo e va tenuta sui capelli minimo 3 minuti. In realtà io l'ho tenuta anche ore, quando non ho niente da fare, faccio la doccia, me la metto su, poi faccio le mie cose in casa, dopo un paio d'ore vado a sciacquarla. Più la si tiene, più fa effetto. Addirittura mettendo sopra un asciugamano che è stato trattato col vapore caldo è ancora meglio perché ovviamente rende i capelli più ricettivi per il prodotto. E oltre a renderli morbidissimi, lucidissimi, ma non grassi, non ingrassa, dà appunto questi riflessi a seconda della tinta che prendete, del colore appunto desiderato. Il rosso che utilizza mia madre macchia un pochino, però ad esempio mia madre fa la tinta una volta ogni 6 mesi e nei restanti 6 mesi, nonostante abbia qualche capello bianco, riesce a coprirli benissimo con il suo riflessante rosso. Io ce l'ho biondo perché ho dei riflessi biondi e rossi di mio nei capelli che tendo a intensificare con qualche riflesso fatto ad hoc dalla parrucchiera col pettine, quindi molto sottili. E visto che anch'io non sono una gran frequentatrice della parrucchiera, non sono molto assidua, cerco di tenere il colore che mi è stato fatto nella maniera migliore possibile con questo prodotto. Io sono una persona che ci tiene molto a presentarsi con dei capelli in ordine e le mani in ordine. Per me sono il passaporto di una persona, il passaporto, il biglietto da visita, nel senso che se io ho il viso struccato, ho una tuta, ma ho delle mani curate e i capelli curati, mi do sensazione di pulito e di curato. Se io vado in giro con il viso truccato benissimo, stratirata, ma poi magari ho i capelli sporchi o ho le mani sporche, no, cioè non devono essere lunghe o con lo smalto le mani, le unghie, devono essere curate, quindi limate, senza pellicine, tenute in ordine, o se no corte, se uno non ha tempo e voglia di starci dietro, corte, però comunque curate, non unghie, lasciateli una lunga, una corta, non mi piace. E quindi sì, i prodotti per i capelli io preferisco spendere un po' di più dalla parrucchiera, ma avere un qualcosa che mi sa di valido, ecco, ma i capelli ci tengo, mi piace tenerci dietro. Io poi sono stata male qualche anno fa e quando sono uscita dall'ospedale avevo i capelli che da un riccio come quello che ho adesso, che però è permanente, erano diventati completamente lisci e da un bel capello forte. Avevo capelli deboli e con forfora secca, quindi scusate, ma fa caldissimo. Per quanto riguarda i capelli, da quel momento lì in poi ho preferito comprare prodotti dalla parrucchiera, spendendo qualcosina di più, ma coccolandoli un po' di più.
Detto questo, passiamo al terzo prodotto, che è un prodotto per la cura del viso, ed è questa crema della Bioethic. Me l'hanno regalata i miei genitori un paio di Natali fa. Io so che non dovrei tenere così tanto la roba, ma per un bel po' non la aprii perché ne avevo già altre aperte. Da quando l'ho aperta ho fatto proprio strage, non so se vedete. Purtroppo sono andata a guardare sul sito della Deborah, non viene più fatta questa crema, è un peccato perché si assorbe benissimo, è molto delicata sulla pelle, la lascia morbida ma non unta e per quanto mi riguarda è la crema giorno e notte migliore che io abbia mai provato. L'unico problema appunto è che sul sito della Deborah ho visto che come linea bioetica hanno cambiato creme, quindi tenterò di provare una di quelle che fanno ora sperando che ci si avvicini. Se qualcuno di voi ha provato le creme giorno e notte della Bioethic, me lo faccia sapere perché ci tengo a evitare di spendere soldi se proprio sono improponibili. Detto questo, tre prodotti a scelta. I miei tre prodotti a scelta sono un altro prodotto per la cura dei capelli, perché come vi ho detto sono fissata, ed è questo shampoo per la forfora secca dell'Alizard. 750 ml, mi costò quasi 40 euro. Ce l'ho da 6 mesi, quindi si ottimizzano abbastanza. Non è ancora finito, ce n'è ancora tanto così più o meno, quindi comunque mi durerà un altro paio di mesi. E è ottimo, io da quando lo uso ci ho messo 2 o 3 mesi, però ho smesso completamente di avere la forfora secca, che come vi dicevo prima, dopo essere stata poco bene, mi è venuta fuori in quantitativi esagerati. Io poi che ho i capelli molto secchi, diventava un po' un problema toglierla perché gli shampoo per capelli secchi tendevano ad aumentarla, quelli per capelli grassi tendevano a lasciarmi i capelli strastopposi, o quelli comunque per forfora mi lasciavano i capelli strastopposi. L'unico shampoo che abbia avuto qualche effetto sulla antiestetica e odiosa forfora è stato quello. L'altro prodotto, il penultimo prodotto del sì, è questo latte per il corpo, Dolce Tentazione, alla crema pasticcera. Regalati un momento di vero intenso piacere con questa linea di prodotti per la cura del corpo, studiata per regalare dolci sensazioni. Gli aromi intensi e avvolgenti delizieranno corpo e spirito per un voluttuoso dopo bagno di gusto. Allora, questa latte corpo, io avevo anche il bagnoschiuma associato, ma l'ho finito. D'inverno soprattutto, non so se vedete anche il colore e la consistenza della crema pasticcera, è meraviglioso, cioè sembra veramente di immergersi in una torta, in un barattolo di crema pasticcera, è qualcosa di meraviglioso. Io ho sentito tanti latti per il corpo, cioccolato, crema pasticcera, questo è quello che ci si avvicina di più, cioè se non sapessi che è latte per il corpo e lo trovassi in una ciotola di fianco a un'altra ciotola con dentro crema pasticcera, non saprei distinguerli. E quindi veramente ottimo. D'estate non lo uso perché insomma già c'è caldo, l'odore di crema pasticcera forse un po' nauseabondo, però d'inverno è una coccola meravigliosa, soprattutto prima di andare a dormire. Ultimo, ma non per importanza, Aromatic Parfum Frangipani delle Indie della Tesori d'Oriente. Quest'acqua di profumo ha un odore delizioso, i frangipani sono buonissimi. D'estate mi piace molto perché non essendo particolarmente pesante, a parte che non lascia la scia, che è una cosa che a me non piace, il profumo per me lo deve sentire chi mi si avvicina a più di mezzo metro, quindi solo il mio amoroso perché io rifuggo il contatto fisico. Però sì, dà quel piacevole sensazione di essere profumati, di avere questa fragranza addosso senza essere troppo pesante, quindi soprattutto d'estate una spruzzatina non va a fare quel pesante effetto alcolico, quella cosa che uno passa e dice "Bah!". Non per anche con tanto quantitativo di prodotto, cioè anche se vi ribaltate il boccettino addosso non fa quell'effetto lì. Mentre altri profumi più importanti, come può essere Dune di Christian Dior o qualunque altro profumo, io lo utilizzerei più per l'inverno. Questo è una valida alternativa a un profumo serio, perché comunque costa una decina di euro, non è un profumo serio. Per l'estate, scusate, è un'alternativa valida. Questo mi è stato regalato dalla ragazzina a cui do ripetizioni, mi ha regalato questo e il bagnoschiuma.
e ve lo consiglio, sono veramente ottimi. Questo è quanto per quanto riguarda i miei 6 prodotti. Sì, vi ringrazio per l'attenzione, spero di esservi stata utile, alla prossima!